il rientro dalle vacanze comporta anche che dobbiamo fare le premio. Sì. Basta, ma quei 1000 euro che mi avevi promesso non sono ancora stati accreditati. Te la butto lì. Ma si può dire? Raga, non facciamo fattura, è inutile che... Questo taglio. Ciao ragazzi, qui sono Cressio, figli della merda. Siamo tornati a fare anche le premium. Perché voi non dovete dare i soldi a quei due falliti sul divano, che del rap non gliene frega un cazzo. No, dategli le rapper che vi pagate il featuring poi. Sì, sì, pagatevi il featuring ai rapper. Che meglio, sì, vi possono. Chi ci manda oggi la mail è questo ragazzo che si chiama Flow Dumal. Al posto dei fiori del male, al flow del male. Sì. Falla te. Ma magari è bella. No, ma falla te, guarda. Ma no, ma fidati, guarda che bella. Sì, falla tu, è bella, falla tu. Non ci voglio di farlo da solo, ti prego, che poi mica devo impazzire e spaccare tutto. Il flow del male. Allora, la canzone si chiama San Pietroburgo. Con però la scritto con la O Omega, che si è già A, quindi è San Pietra Bar, Burga. Buono. Perché usiamo parole a caso perché sono fighe, ma hanno un altro suono foneticamente. Beh, sì, tipo gli architects che usarono la O come utilizzo di Omega. Perché sono ritardati. Ma quindi è uno storytelling su tipo le carceri russe, i tatuaggi. Speriamo. E anche il sistema anche comunista, che come in Cina loro sono talmente comunisti che ci tengono il potere al popolo, che lavorano come schiavi per 16 ore, poi vengono qua e non possiamo fare di concorrenza leale perché loro non hanno i diritti e quindi non possiamo avere i prezzi bassi come loro perché noi dobbiamo pagare contributi eccetera eccetera alla gente e le ferie pagate, cioè, come giusto che sia, mentre loro li schiavizzano, però sono comunisti e sono bravi poiché comunisti. Secondo me parla di cannette. Vai! Non c'è il video, lo sono solo ascoltato. Grazie a Dio. No, il video c'è. Ma chitarre, è, raga. Ma è un fake. Funk. Beh, indie. Che bello che ci mandate pezzi indie per da recensione. Ma non è quindi, è video. Dormendo. Cadde gialle quelle più rotte. E lei già aveva gli occhi strani. Sono solo quando provo dolore. Soltanto col dolore puoi guardare il sole. Le sparo in petto un colpo d'occhio a terra aria. Bello come scrivere. Sì, a cantare no. Però pazzo film, cioè, sono di un'età di una mela marcia. Questo è Fedez, secondo me va a fare poi la cosa punk, no merda. Sì, adesso parte, guarda. No, invece il timbro ce l'ha. Il ragazzo il timbro ce l'ha. Ma quanto ti piace? Ah, la Camel Blu, no? Perché così, oddio, anch'io fumo le Camel Blu, è la mia canzone! Marketing 10 più. Oh, wow, wow. Ma c'è il testo, la legge o... Forse sì, vedremo. Forse sì, forse. Mi trovo qualcosa di fra e qualcosa di tormento. Tormento e anche... Ta-ta-da. No, è carina però. Ba-ba-ba-ba. Guarda, allora, io ti dico un plauso perché hai fatto una cosa molto particolare, differente da quella che ci arriva. Ma non c'erano i trappini della trap, i piattini trap? No, fortunatamente no. Che bello il testo. Andiamo. Aspetta che passa il treno che porta a San Pietroburgo i deportati, sempre che i comunisti erano brave persone e non deportavano nessuno. Amo le lucine. No, leggo io. Leggo come se quello che c'è scritto fosse esattamente quello che l'autore volesse trasmetterci. Esattamente così. Amo le luci della notte. Quindi ma non blu e rosse. Sessualmente o... No, le luci... Perché ci vedi del sesso nelle luci della notte? Amo. Magari è un amo da pesca. Amo le luci della notte, ok. Ma non blu e rosse, quindi sbirri, ambulanze, capito? Amo le luci calde e gialle. Oh, quindi, bella però l'immagine. Quindi calde e gialle dalle finestre, no, della gente che magari sta cenando un po' tardi, tu invece sei già uscito a passeggiare. I lampioni quegli arancioni. Quelle blu rotte, quindi gli sbirri rotti. Credo. Le luci blu. E lei ci aveva gli occhi strani, tipo blu notte. Ma blu notte è quello che facevano con Fumagalli? Sì, non qui, non adesso. Amo ogni rumore. Non quel rumore. Quale rumore? Allora, adesso mi stai pigliando per il culo. Amo ogni rumore, ma non quel rumore. Che cazzo vuol dire? A me l'indie, che non deve vuol dire un cazzo. Non deve dire un cazzo l'indie. Ma non mi devi rompere il cazzo a me però, se vuoi fare l'indie. Ma è bella la frase. Amo ogni rumore, non quel rumore. Amo ogni colore, non quel colore. Comunque... Amo tua mamma, quella puttana, non quella puttana di tua madre. Che cazzo vuol dire? Ha senso, dai. Ha senso per i coglioni come te, indie. Ha senso, amico mio. Ora ti chiama Cesare Cremonini e ti dà uno schiaffo dalla cornetta.
Perché lui così indica ancora il telefono. Ah, sono solo quando provo dolore. Sono, ecco, qua è diventato emo. Tranquillo, tutti siamo soli. Se vuoi essere un soprattutto solo la mattina quando ti guardi allo specchio e pensi che vita di merda a 35 anni. A fare lo youtuber fallito, a farsi le webcam. Senti un attimo, adesso arriva l'apoteosi del delirio, della vuoti, del nulla. Ma non è vero, è bellissimo. Se, no, se vuoi essere un sole, devi essere solo. Perché soltanto solo puoi capire il sole. A Fabio Volo. No, no, stavolta sono d'accordo con te. Chi scrivi anche chi soffre non lo dice. Scrivi anche i dinosauri si sono estinti perché non riuscivano a dire ti amo. Chi sta male non lo dice, però comunque lancia le frecciatine su Facebook. Odio fare il pieno se mi sento vuoto. Quindi lui va a fare il pieno solo dopo mangiato. Dopo mangiato. Un pizzico di cattiveria dentro l'acqua, le sparo in petto, un colpo d'occhio terraria. Terraria, quindi lui dal basso le sparo in petto. O il videogioco Terraria. No, io ti sparo un colpo d'occhio nel petto, quindi ti guardo le tette dal basso. Ah, dal. Ti sto squadrando. Quindi no, questa è tipo una stangona con i sise e lui da sotto le guarda le tette, capito? Però le spara giusto per non farsi vedere. Se mi sento vuoto. Cercavano un tesoro in questa scena marcia. Oh baby, sono quella croce sulla mappa del tesoro. Ok. Ah, è lui il tesoro. Dai, è lui il tesoro. Sei un tesoro. Siamo due metà di una mela marcia. Madonna. San Pietroburgo fredda, il cuore è un killer. Lei si beve latte e menta. Che comunque dopo me lo faccio anch'io, come sì, e mente. Capito? Però è bello. E mentiva sapendo dai, di so, anche una MJ, vabbè. A me piace la scrittura di MJ quando sì, fa il coglione. Quando non copia chiunque. Bravo. Sono perché è partito? Copiare Lazza. Coso, Post Malone. Poi mi ha fatto featuring con Yem, ha copiato Yem. Non ci piove come sul deserto. Dipingo te. Dipingo te le nere. Fanno il quadro della situazione, bello, capito? Bellissimo. E non sanno dipingere. Non sanno dipingere. Ma non quel dipinto. Esatto. Non sanno il punto di fuga. Sparate Mock! Questo è coglione, non capisci un cazzo. Sì, adesso. Spiegami che cazzo vuole dire. No, il testo non vuol dire un cazzo. Il testo è molto, molto introverso, molto carino. Introverso. Sono delle belle figure, sì. Quasi tutte retoriche, molto sì. Belle. Anche quasi tutte di merda. Anche. Sì, ma non quella merda. Non quella merda, non quelle figure. Io non vi quella dico, merda. Raga, non quelle figure. Non ascoltate Barlo, perché no, secondo me il ragazzo. Qua, Basic King, il ragazzo c'ha. Non lo so. Lui si chiama? Aspetta, Flo Dumas. Allora, raga, il tipo. Ma già io dal nome me lo devo aspettare. Però, raga, facciamo una cosa. Siccome il ragazzo è uno di quelli che si stacca dalla massa, sì. Quindi si stacca completamente dal ma non quella massa di rapper trapper, ma non quel rapper trapper. Io vi dico, andatevi a sentire il pezzo con le cuffiette, perché io con le cassine così non abbiamo sentito. Ma non quelle casse. Ma non quelle casse, quelle cuffie. Commentategli quello che pensate. Ah no, no, a livello di suono, di cose interessante. Poi orecchione, vabbè, non è colpa sua quello delle chiavare con le camere blu, sennò. Ma non quelle camere blu. Non quelle camere blu. Io vi saluto ragazzi, chiudete questo video, aprite quel video, ma non quel video. Le donazioni sono aperte. Ma non quelle donazioni. Ciao. Ciao.